basketball devotion. Gentili spettatori, buonasera, siamo collegati con la Cale a Tivoli di Lubiana, dove in questo istante, prima della partita fra l'Olimpia e la CSKA, partita per il terzo turno dell'Eurolega di basket, c'è una cerimonia estremamente importante. Per la prima volta nella sua storia l'Unione Olimpia ritira una maglia, la maglia di questo signore che vedete qui, signore che l'anno prossimo compirà 69 anni e che l'anno prossimo compirà 60, è vero, e che è stato semplicemente il più forte giocatore sloveno di tutti i tempi e probabilmente uno dei più forti giocatori jugoslavi di tutti i tempi. Parliamo ovviamente della leggenda, per fortuna ancora molto ben vivente, del basket sloveno e jugoslavo, Ivo Daneo, capitano della nazionale jugoslava che vinse il titolo mondiale nel 1970, soprattutto grandissimo protagonista con la maglia verde dell'Olimpia. Con l'Olimpia Ivo Daneo ha vinto nella sua carriera 6 titoli jugoslavi, attenzione, jugoslavi, contro Partizan, Zvezda, Zadar e compagnia bella. E i 6 titoli jugoslavi vinti dall'Olimpia sono stati vinti tutti con Ivo Daneo in squadra, da quando Ivo Daneo non ha più giocato, alla fine 1970, che è stato fra l'altro 69-70 l'ultimo titolo jugoslavo vinto dall'Olimpia. L'Olimpia non ha più vinto in Jugoslavia, per cui già questo basta dire quanto sia stato fondamentale questo straordinario giocatore. La sua maglia è stata ritirata, maglia col numero 13, che ora pende dal tetto della sala Tivoli, della sala grande, verrà trasferita poi tempo a concio nella sala piccola, dove rimarrà per sempre. Inquadrato Ettore Messina, il coach del CSKA di Mosca, coach che è stato sicuramente, almeno per quanto riguarda i premi ricevuti, coach più votato, più uno dei più importanti coach d'Europa, sicuramente assieme a Željko Bradović, e poi forse Dusko Ivanović è l'allenatore più forte d'Europa, e la sua squadra, il CSKA, in questo momento è la squadra più forte. Purtroppo con Ettore Messina è stato un disguido tecnico, avremmo dovuto fare una lunga intervista prima di questa partita, l'abbiamo trovato, abbiamo fatto una grandissima chiacchierata di una tre quarti d'ora. Ettore Messina, chi vi parla lo conosce da quando allenava ancora le giovanili a Venezia, per cui ci conosciamo molto molto bene, non ci sono problemi per avvicinarlo da parte mia. Il problema è che c'è stato un disguido tecnico e l'intervista non è stata potuta registrare. Speriamo che di riuscire a trovare Messina poi alla fine della partita a fare un'intervista. CSKA, che è la squadra, guarda caso, del gruppo A, che è per ora l'unica imbattuta, 2 vittorie, ha vinto in casa, ha vinto in trasferta col Procom 88-69, dopo con molta fatica in casa col Montepaschi, che ha giocato una grandissima partita 74-70, e Montepaschi un minuto e mezzo alla fine vinceva 70-67. Poi ci ha pensato Mattias Modis con 2 tiri liberi, un canestro in mischia di quelli che segna sempre lui, a ribaltare il risultato. Poi nel finale il Siena non è riuscita più a fare canestro e il CSKA ha vinto. Per dire quanto forte sia Montepaschi, e tutto sommato viene un po' rivalutata la sconfitta dell'Olimpia di tanto a Siena. L'Olimpia che è in formazione titolare, il CSKA pure, non ci sono infortunati a parte il giovanissimo Schwedt che comunque gioca molto poco. Per il resto il CSKA è una squadra che, rispetto all'anno scorso, quando era già fortissima, ricordate, è stata battuta di pochissimo nella finale del Final Four ad Atene dal Panathinaikos, il CSKA si ha perso sì Van der Spiegel, però si è rinforzato in modo incredibile nel reparto guardia con Nikos Zizis e soprattutto con Ramon Šiškauskas, che l'anno scorso giocava proprio nel Panathinaikos, e anche con Marcus Gori, praticamente con 3 ex Benetton. Evidentemente le connessioni di Ettore Messina, allenatore della Benetton per tanti anni, si sono fatte sentire, una cosa che noi abbiamo chiesto, ma pensiamo insomma che potrebbe anche essere un caso. Il fatto è che si tratta di giocatori veramente molto, ma molto forti, da aggiungere ai soliti che fanno paura: Papa Lucas, Modis ovviamente, J.R. Holden, David Anderson, Alexei Savrasenko e il tiratore mortifero Trajan Langdon. Dunque siamo sicuramente di fronte alla squadra che in questo momento, visto anche come ha giocato il Panathinaikos sui primi 2 turni, è la squadra più forte d'Europa. Per quanto riguarda l'Olimpia, se sono state giocare una partita di
grande impegno e soprattutto di grande dignità contro una squadra che secondo tutte le statistiche ovviamente dovrebbe questa partita vincerla anche abbastanza largamente. Importante è che l'Olimpia, di fronte ad un pubblico strabocchevole, la Cala Tivoli, la sala grande della Cala Tivoli è stata venduta, tutti i biglietti sono stati venduti già da 2-3 giorni, per cui non ci passa un ago. Una grande attesa per questa partita, dopo la straordinaria, bellissima partita che l'Olimpia ha giocato contro l'Olympiacos la settimana scorsa. Sta per cominciare la partita, gli arbitri sono Shmuel Bakar, Israele, Regge Pancarali, Turchia e il triestino Guerino Cerebuk, dunque siamo anche qui un po' in famiglia. Salto a due, prima palla vinta dall'Olimpia, che con Milic, che giocano Milic, Dragic, Kukic, Begic e Taylor. Questo è il quintetto che aveva già cominciato la partita contro l'Olympiacos. Grande il taglio di Dragic, scarico sotto per Milic, poi si viene stoppato Milic, Dragic forse deve tirare lui. C'è gente qua che passa davanti a noi, siamo a raso terreno, di fronte c'è una fila di spettatori e questi potrebbero essere gestibili, c'è tanta gente che cammina avanti, cioè, inizio partito, speriamo che dopo si calmi, possiamo vedere qualcosa. Begic, palla fuori ancora per Dragic, Dragic, Kukic, finta, Kukic è diventato papà domenica scorsa, per cui ha sicuramente molte motivazioni per questa partita. Il tiro da tre, primo tiro da tre di Yasmin Kukic, che abbiamo visto in allenamento che non ha sbagliato tiro, in allenamento ha sbagliato uno in mezz'ora, mi sa forse il tiro quest'oggi. Smodic, dall'altra parte J.R. Holden, Savrasenko, poi c'è Šiškauskas, c'è il fallo subito di Mirza Begic ai danni di Alexei Savrasenko. Primo fallo di Begic. Dunque sono Šiškauskas, Holden, Langdon, Smodic e Savrasenko, una squadra abbastanza piccola, dunque con Smodic nel ruolo di ala forte. Tiro di Holden, segna da due, però Holden, primi due punti per J.R. Holden, siamo 3-2 per l'Olimpia. Dopo il canestro di Kukic e quello di Holden, Begic molto fuori con Savrasenko, Taylor, Kukic ancora contro Šiškauskas, taglia dall'altra parte per Milic, in angolo per Dragic, può provare il tiro da tre, Dragic corto, mischia a rimbalzo, recupero di Langdon. Vediamo se corre in contropiede Šeska, Šiškauskas, Šiškauskas è marcato da Kukic, allora fuori per Savrasenko, ancora Holden, Smodic, su Smodic c'è Taylor, e questo è un match-up molto molto sofferto per l'Olimpia. Šiškauskas però in entrata va a segnare, Šiškauskas due punti per lui, due canestri molto facili segnati al CSKA e questo è preoccupante. Milic, Taylor, chiama palla Begic, esce Kukic, Kukic e Begic, ambedue nati a Tuzla. Begic, vediamo l'arbitro israeliano Bakar, fischia il fallo a Savrasen questa volta. Coraggio di Begic nell'avvicinarsi a canestro in uno contro uno contro Savrasenko. Kukic, rimessa per Begic, ora Dragic, Dragic contro lui J.R. Holden, ora Kukic si prova da tre e risegna Kukic. Dicevamo, oggi sembra in tiro, Kukic evidentemente anche esaltato per il fatto di essere diventato papà di un robusto, ci potevano essere dubbi, bambino. Ancora Holden, anticipo di Begic, palla quasi recuperata, la rimessa è data ancora al CSKA, ancora 12 secondi per questo attacco del CSKA, c'è Milic su Smodic, la stoppata di Dragic su J.R. Holden. Stoppata però sembra essere stata considerata fallosa, vediamo. Stoppata, dire il vero, sembrava clamorosa. Vediamo cosa fischia Bakar. Fischiato Bakar, un fallo a Dragic assolutamente inesistente. Due tiri liberi per Holden regalati. La stoppata di Dragic era non pulita, era troppo pulita, nel senso che è andato a stopparlo quasi di polso, perché era troppo in alto. Un regalo clamoroso da parte dell'arbitro israeliano a favore del CSKA, incomprensibile, la stoppata era clamorosa. Holden, 4 punti di Holden, peccato. Dragic ha stoppato molto bene, intanto c'è il pressing del CSKA, Dragic sotto per Begic a schiacciare, pressing che è stato immediatamente battuto, Dragic
a campo aperto il giocatore che già adesso fa la differenza anche in Europa, come avete visto in questa azione. 8-6 Olimpia, questo inizio veramente molto buono. Smovic sempre su Milic, Šiškauskas che esce da un blocco, Šiškauskas sbaglia però, balzo di Begic, però era troppo solo in contropiede, brutto passaggio di Taylor, Milic era scattato, prova, si scusa Taylor, Milic pure, perché non ha creduto a questo passaggio che era comunque un tantino troppo rischioso. Però fa bene l'Olimpia non avere paura a correre in contropiede, cosa che l'allenatore Memi Becirić vuole assolutamente. Vediamo perché Šiškauskas era così solo. Tanto c'è un mismatch di due, Begic su Langdon, infatti Langdon va in entrata e segna senza problemi. Qui non c'è stato l'adeguamento difensivo, è rimasto un lungo su Langdon, che è andato a canestro senza problemi di alcun genere. Ancora Dragic, non c'è stato aiuto dietro, difesa che questo frangente si è fatta un po' sorprendere. Begic, buona autorità in questi primi minuti. Milic contro Smodis, c'è poi l'intervento di Langdon. Langdon sulla mano di Milic, proprio qui davanti a noi. Se buongiorno si vede dal mattino, fallo a Dragic, non fallo, tanto Dragic deve tirare a tre, stanno scadendo i 24 secondi, niente a fare. Palla recuperata ancora dal Cesca, Holden, su di lui Dragic, Dragic deve ancora prendere un po' le misure a Holden, sembra avere quasi un altro passo, sembra strano perché Dragic è un signor difensore. Messa di Šiškauskas, alla fuori per Smodis, ancora Savrasenko, Šiškauskas, palla deviata, recuperata da Taylor che riesce a darla bene. Sempre 8 pari, 3 minuti e 40 secondi giocati, questa partita fino a questo momento molto bella. Dragic a Begic, Kukic in questo momento segnato da quel che ha tirato, Taylor, palla dentro per Milic, finta, non c'è il canestro, peccato, finta, Milic ha dato dall'altra parte, è stato il fallo di Savrasenko, peccato. Savrasenko il secondo fallo. Due tiri liberi per Marko Milic, sarebbe stato canestro e fallo. Vediamo il nuovo Milic, quello che tira i tiri liberi bene. C'è un fischio dal tavolo, esce Savrasenko, entra David Anderson. Milic fino a questo momento, potete crederci o non crederci, i tiri liberi in Eurolega 6 su 6. Quattro su quattro alla volta, due su due a Siena. Infatti appoggio molto morbido. Milic quest'anno alla tenera età di 30 anni ha imparato come si fa a seguire il tiro con lo spolso, e infatti segna, perché tira bene, segna perché tira bene, non è che sia un caso. Abbiamo visto anche in allenamento, in riscaldamento, Milic, seguito proprio Milic proprio per vedere se è un caso questo fatto che abbia migliorato in modo così drastico la sua tecnica di tiro. No, anche in allenamento tira molto molto bene, doveva arrivare a 30 anni per imparare a tirare. Holden, Šiškauskas su di lui, Taylor, ecco perché Šiškauskas era solo, non lo conosce forse Taylor, intanto però sembra di aver un po' preso il tempo. Tiro sbagliato, recupera Milic, è sotto mano a bersaglio, 4 punti di Milic. Tiro sbagliato all'angolo di Andersen, rimbalzo conteso, conquistato bene da Lolli. Poi in contropiede Milic ha trovato la strada per dare canestro. Holden, Šiškauskas, Šiškauskas ancora contro Taylor, scarica molto bene per Andersen, purtroppo arriva il fallo col canestro, fallo inutile. Šiškauskas batte sempre Taylor, questo è il problema, e poi crea qualcosa, vedete Šiškauskas è arrivato Booker, scusate, fallo di Dragic, inutile, secondo fallo, tiro libero supplementare per David Anderson. Tanto è entrato Papaloukas, è entrato anche Zisis, completa il canestro, il gioco da 3 punti il CSKA con Anderson. Capo c'è Booker posto di Kukic, no, Kukic c'è,
Perde palla Taylor malamente, la quasi recupera Dragic, però Zisis è più sveglio. Dragic comunque è ritornato bene. Papaloukas in campo, dunque playmaker greci. Papaloukas fuori, Anderson fuori, ancora Šiškauskas marcato da Fuchi stavolta. Finta fuori, dai, vai, molto ben giocato, sbaglia però Šiškauskas, recupera ottimamente Dragic, molto più sveglio di Anderson. Ancora Dragic, Taylor chiama palla Booker. Booker è entrato al posto di Begic, che però ha fatto il suo nei primi minuti. Dragic, ancora Milic e Hukic. Hukic punta Zisis, resta tiro da tre stavolta corto, recupera però Dragic che segna, canestro di rapina di Goran Dragic sul tiro cortissimo. Dragic è stato il più sveglio ad arrivarci, depositare palla in canestro. 14-11 più Treolic. Šiškauskas, Smodis, Zisis, su Zisis Dragic, su Papaloukas Milic, Zisis segna da due punti, così hanno mostrato gli arbitri. 14-13 lì. Milic, Dragic, penetrazione di Dragic un po' sfortunato di fronte ai tentacoli di Anderson, però la palla rimbalza lontano, va a finire a Milic che purtroppo si trova in una posizione in cui non ha angolo proprio per il tiro, si autostoppa. Zisis in contropiedi sotto mano, sbaglia clamorosamente, rimbalzo però è di Anderson che punta Booker, riapre, pubblico vorrebbe il fallo, poi c'è il tiro di Šiškauskas, vorrebbe il fallo, passi qualcosa. Vorremmo vedere il replay perché l'azione di Anderson non ci sembrava proprio delle più cristalline. In vantaggio CSKA, Šiškauskas ovviamente tiro da tre, non lo sbaglia. Dragic, Milic, Taylor, Hukic sul taglio, scarico sotto a Booker che segna, molto bello questo canestro, l'impia in gran velocità, si riporta in parità. Papaloukas, arresto e tiro da tre, mattonata, balzo di Hukic, Dragic, brutto tiro di Papaloukas, ancora Hukic da tre e segna ancora Hukic. Hukic dalla sua mattonella non sbaglia, riporta avanti Olimpia di tre. 19-16, 2 minuti e 15 a giocare in questo primo quarto, che fino a questo momento ha mantenuto tutte le promesse. Papaloukas, Zisis sotto a Smodis contro Milic, fallo antisportivo fischiato da Cerebuk a Milic. Qui il nostro amico Cerebuk si prende una salva di fischi che ci sarebbe stata anche da parte del sottoscritto se fosse stato nel pubblico. Cala la manata, comunque cala la manata, e forse il fischio non è tanto peregrino, perché Milic è andato a momento, ha fatto tutto quanto bene, poi è andato a momento, ha calato la manata su Smodis mettendolo giù. Tutto sommato l'antisportivo ci può stare, visto in replay onestamente l'antisportivo ci può stare, l'intervento prolungato di Milic tutto sommato inutile. Saranno i primi due tiri liberi per Matias Smodis, tanto Hukic 3 su 3 da 3. Quel tiro che non ha preso niente sarà stato da 2 probabilmente. E però 3 tiri che ha tirato qui dalla sinistra li ha segnati tutti e 3, 9 punti per Hukic. L'Olimpia che fino a questo momento sta tenendo molto bene, ci saranno adesso 2 tiri liberi, palla lato, 2 tiri liberi per Matias Smodis. Smodis che è stato l'unico giocatore ovviamente applaudito del CSKA al momento della presentazione. Tiri liberi 5 su 6 per Smodis. E per l'Olimpia c'è in campo Jan Mocnik, dunque entra Mocnik, molta fiducia da parte di Menin Becirovic nei confronti di Jan Mocnik. Qui Milic si sta spiegando con Cerebuk, i due sono ancora, si conoscono molto bene al campionato italiano. Smodis, Milic ha giocato in miriade di squadre italiane, non avremo tempo, le elencheremo tutte quante. Tanto Smodis 2 su 2,
siamo più un Olimpia, 19-18, palla però per il Cesca, per il fallo antisportivo di Milic. Stato Marcus Gori, tanto cioè trovano solo campioni facendo uscire la panchina, zona dell'Olimpia. Zona dell'Olimpia, vediamo come riesce Andersen, palla fuori Langdon, Zissi gira palla, Papalukas ancora Langdon, tiro di Gori segnato, però segna, da due però segnano tutto. Primi due punti per Marcus Gori, nuovamente avanti il CSKA, 1-39 alla fine del quarto. Mocni, Booker, Taylor, scatto bene da Langdon, Bukic, lui Papalukas, Milic contro Gori. Viene fischiato fallo a Gori, questo sa un po' di contentino diciamo nei confronti di Milic. Sempre Cerebu che fischia il suo fallo. Siamo appena al terzo fallo di squadra per il CSKA, mentre l'Olimpia già esaurito il bonus. Dragic intanto che ha due falli, non vuole Becirovic che faccia adesso il terzo, sarebbe un guaio subito nel primo quarto. Rimessa ancora per l'Olimpia, 19 secondi dunque, l'azione era appena cominciata. Ancora Mocnik contro Zissis, Milic, poi Taylor contro Langdon, prova l'uno contro uno, si libera bene Taylor, sfortunato però la palla Lopez, peccato veramente. Papalukas, ancora zona, gira la palla, palla troppo alta per Andersen, brutto errore del CSKA, si arrabbia Messina in modo clamoroso. Mocnik, Hukic, cambia gioco per Milic, Milic ancora punta Andersen e il gancetto va a buon fine, 6 punti di Milic che è molto più veloce di Andersen. Messina si lamentava infatti che Andersen è un po' lento di piede, su cui è difficile posso giocare da 4, che sarebbe come tiro, come coordinazione, proprio la sua posizione naturale. Tanto Zissi si è entrata, stoppata di Booker, pulita, Mocnik conduce il contropiede e riesce ad andare in contropiede fino al capolinea, 2 punti di Jure Mocnik, 15 secondi alla fine del quarto, più 3 Olimpia. Bravissimo Mocnik, ha messo la quinta, gran velocità. Zissi, Papalukas, 7 secondi, Papalukas in penetrazione, segna Papalukas, Papalukas 96 centesimi alla fine del quarto, 23 Olimpia, 22 CSKA. Primo quarto veramente molto bello, aspetta che finisca il quarto Mocnik con la palla in mano, termina dunque questo primo quarto che sicuramente non ha tradito le attese, partita molto bella, molto spettacolare, con l'Olimpia che ha tenuto il campo in modo veramente eccellente. Qualche errore da parte del CSKA nei passaggi, però come tiri sicuramente fino a questo momento non si sono rivelati particolarmente imprecisi, nel senso Papalukas 1 su 1, Zissis da 2, 1 su 3, Ciskauskas 1 su 3, 1 su 1 Holden, 1 su 2 Andersen, 1 su 1 Langdon, 1 su 1 Gori, per cui medie sicuramente eccellenti. Mentre per quanto riguarda l'Olimpia, spicca il 3 su 3 di Jasmin Hukic, 9 punti, 3 su 3 da 3 di Jasmin Hukic, 9 punti per lui, che è anche il miglior marcatore della partita fino a questo momento. Importante è che l'Olimpia, dicevamo, riesca a rimanere in campo, a stare in campo, ma sta giocando molto bene per più tempo possibile. CSKA è un rullo compressore, una squadra che come giocatori scatti a Gori, che è stato come ultimo, per cui fanno veramente paura. Come c'è stato qui il commento fra di noi prima della partita, più che forti sembrano tanti, nel senso che sono tanti forti, perché di ogni squadra dice ah vedi quello quanto è forte, ma vedi quell'altro quello è anche uno forte, guarda il CSKA arrivi al nono è anche uno molto forte. Questa è la cosa più incredibile che questa squadra può incutere. Sta per iniziare il secondo quarto, nell'Olimpia hanno giocato finora in 6, non sono entrati né Rizic né Zupan fino a questo momento, Zupan entra adesso. Entra Zupan insieme a Hukic, Mocnik che veramente sta prendendo sempre più, come dire, coraggio, ha fatto anche due bei punti, non è uno che sicuramente abbia paura di nulla.
sta facendo l'ola intanto il pubblico, mentre gli altri attendono che lo speaker, qui l'animatore, esca dal campo. Papa Luca lo sta guardando con aria perplessa, più che altro guardava Zissi per dargli la palla. Per la rimessa per il primo, palla del secondo quarto per il CSKA. Gori, Langdon, Zissis, Papa Lucas e Anderson in campo. Fallo di Kukic, primo fallo. Per l'Olimpia c'è Zupan con Kukic, diciamo Taylor, Booker e Langdon. Intanto da tre, sbaglia, balzo controllato bene da Taylor. Mocnik, balzo lungo, reattiva l'Olimpia. Mocnik chiama schema, Booker, grande stoppata di Booker su Anderson poco fa. Mocnik, Kukic, tiro da tre, segnato Kukic oggi. Dicevamo che in riscaldamento era una macchina, non sbagliava colpo, speravamo che continuasse così anche in partita fino a questo momento, speranze esaudite. Langdon, Anderson contro Zupan, c'è il fallo di Zupan probabilmente. L'arbitro Bachar fino a questo momento non è stato certamente granché amico dell'Olimpia, soprattutto un fischio ci ha fatto venire il volto a stomaco, quel fallo fischiato a Dragic. Tanto esce Taylor ed entra, a fallo di Taylor, non di Zupan, entra Sasho Doncic, dunque per la prima volta questo oggi Sasho Doncic in campo. Adesso qui con queste seconde linee in campo si vedrà la differenza. Langdon, Zissis da tre, corto, gran rimbalzo di Gori e qui dorme un tantino Booker. Gori è arrivato dalla sua parte, nessuno l'ha tagliato fuori. 26 Olimpia, 24 testa. Mocnik, l'arbitro Ancaralli fischia qualcosa, fallo a Zissis, primo fallo. Onestamente non abbiamo visto cosa possa aver fatto Zissis sul palleggio di Mocnik. Cambio CSKA, rientra Savrasenko, esce Anderson. Australiano, cominciato a giocare nelle strutture pubbliche del basket australiano, ha giocato a Wollongong, dopodiché ha preso il passaporto danese, è arrivato in Europa a giocare con la Virtus. Ha giocato con la Virtus, poi con Siena, ricorderete. Booker in allontanamento, un buon tentativo di Booker, c'è il fallo in attacco di Doncic. Questa volta il pubblico protesta, ma il fallo c'era, tutto qua. No, fallo è stato fischiato a Zissis. Strano, strano fallo a Zissis, fallo per l'Olimpia. Non siamo riusciti a capire cosa sia successo. Abbiamo visto un netto fallo di Doncic al rimbalzo, invece il fallo è stato fischiato a Zissis. Questo era un fallo fischiato alla rovescia, clamorosamente. Fallo di Holder, fallo era di Doncic tutta la vita. Booker, Mocnik, ancora Kukic e arriva la stoppata di Papa Lucas che ha preso molto bene il ritmo. Adesso arriva il fallo di Doncic, proprio lo ha proprio studiato Papa Lucas, ha fatto un piccola esitazione, ha aspettato che Kukic si arrestasse e ha saltato assolutamente all'unisono con lui, giocatore di un'intelligenza cestistica stratosferica Papa Lucas. Gori da tre, mattonata, e stavolta c'è un brutto errore di Mocnik. Mocnik che attendeva la palla e non si è accorto che dietro lui stava arrivando Langdon. Pubblico fischia, ma il fallo di Doncic era evidente. Quarto fallo già per l'Olimpia in pochi istanti. Savrasenko, peccato, questo rimbalzo doveva essere di Mocnik, che ora sta marcando J.R. Holden. C'è Zupan su Gori, Papa Lucas, ora Holden fuori per Papa Lucas da tre, segna. Giocato con molta pazienza il CSKA, nella fine è arrivata conclusione pesante di Papa Lucas. 27-26 avanti il CSKA. Zupan, Doncic, Mocnik da tre, non va, tiro convinto ma sbagliato. Papa Lucas,
Ora Papaloukas accelera, prova a riaprire, riapre per Gori, arriva il pallo di Zupan, provato a navigare in una zona non sua, e c'è il secondo pallo di Zupan, anzi dovrebbe essere primo pallo di Zupan, però ci saranno due tiri liberi per il CSKA in quanto siamo già a bonus esauriti. Limpia adesso senza Draghi, senza Milic in attacco, ha difficoltà a trovare conclusioni, bisogna dire, però è ovvio che l'allenatore Beciroviz debba far ruotare i suoi uomini per non farli arrivare alla frutta nel finale di partita. Tutto sommato il punteggio è ancora molto equilibrato, sono 27-26 per il CSKA, anche se l'Olimpia è stata avanti di 5 proprio all'inizio di questo quarto, ricorderete, col tiro da 3 di Kukic, che è già arrivato a quota 12. L'Olimpia, che peraltro sta mostrando tutta la sua eccellente salute, che è stata un po' minata dall'inopinata sconfitta in Lega Adriatica, Novi Sad contro il Vojvodina, però sconfitta che ha tutte le sue spiegazioni, nel senso è arrivata 3 giorni dopo la partita partitissima di Lubiana contro l'Olympiakos in Eurolega, è arrivata senza Kukic, è rimasta Lubiana a attendere il parto della moglie, insomma è arrivata di un punto nel finale col tiro finale di Mocnik sbagliato, che avrebbe potuto fare qualcosa di meglio Mocnik. Questo sembrava tanto Emilio Kovacic, l'ex centro Zadar e poi anche Olimpio, no? Anche se così visto in primo piano. Due tiri liberi per Marcus Gori. Corto. Gori, come ha detto Messina, gli dà la possibilità di marcare ali veloci avversari che l'anno scorso non aveva il CSKA, giocatore estremamente prezioso nel suo concetto di squadra. Rientrato intanto Dragic, mentre ha sbagliato ambedue i tiri Gori. C'è sempre Kukic con Zupan contro Gori, appunto l'hanno preso per marcare gente come Zupan. Dragic, Kukic con Papaloukas che l'ha preso in consegna, gli ha preso anche le misure, porta il blocco Zupan, può arrestarsi e tirare Doncic e segnare. Doncic in momento non l'ha preso nessuno, l'hanno un tantino sottovalutato Doncic, anche se con tutta la calma del caso si è arrestato, ha effettuato un bel tiro senza opposizione. Langdon arriva il pallo di Begic, no, non arriva il pallo di Begic, arriva l'errore di Langdon. Kukic intanto è scivolato San Vlasenko, che ha quasi arrotato anche Zupan, e Zupan infatti perde palla nel tentativo di inserire il suo canestro un compagno, Papaloukas, Savrasenko, sbaglia Savrasenko, però Bakar fischia il falli in continuazione, fischia il falli a qualcuno, fallo a Begic. E vediamo, ah certo, c'è il fallo di Begic, 2 tiri liberi per Savrasenko. Rientra Taylor, sempre infortunato Bailey, ma se Mocnik gioca come gioca, onestamente il Bailey particolare necessità proprio non è che si senta molto. Però un tiro per Savrasenko, ha segnato il primo e anche il secondo, contrariamente a Gori ha messo 2 su 2. Nuovamente avanti CSKA, Taylor a portare palle in attacco contro Langdon, giocava quasi da guardia aggiunta nello slovano assieme a Dragic. Dragic in entrata contro Savrasenko riesce a sfuggire ai tentacoli del lunghissimo russo e va a segnare, gran bel canestro di Dragic, che impatto di esplosività atletica proprio non ha problemi di alcun genere a giocare questi vertici. Langdon ancora Savrasenko contro Begic, gran bella finta di Savrasenko, troppo bella finta, ci sono i passi fischiati a Savrasenko, vediamo. Però dopo abbiamo questo pubblico qui davanti a noi, cioè, ha fatto un passettino con l'altro piede, però tutto quanto sembrava bene, il movimento tecnico era buono, ha fatto un saltellino con un piede,
purtroppo non vediamo, insomma, per gli spettatori che abbiamo davanti, non vediamo proprio i piedi muoversi, vediamo le gambe. Begic contro Savrasenko, fallo a Savrasenko schiato dall'arbitro Ancarali. Due fischi a favore dell'Olimpia adesso. Speriamo che continuino, cioè ripetiamo, molto poco sportivo. Non neghiamo di essere tifosi dell'Olimpia, per cui speriamo che ci scusiate. Messa per Zupan, allora per Dragic, riposa sempre Milic. Intanto Dragic punta a Holden, si fa stoppare da qualcuno, probabilmente da Andersen, che intanto è rientrato. Rimessa per Doncic, ci sono ancora 18 secondi però per l'Olimpia. Dunque un attacco intero da organizzare in zona d'attacco, appunto. Begic, ora Dragic, Doncic, Dragic, attacco dell'Olimpia un tantino asfittico adesso. Dragic da tre, non va, palla però termina sotto canestro casualmente a Begic, che riesce a trovare uno spazio per schiacciare dall'altra parte rispetto a Savrasse, con un altro canestro un po' fortunoso dell'Olimpia, però tutto fa brodo. Più tre Olimpia, intanto Holden, Andersen, Ciskauskas è rientrato, pericolo pubblico, arriva il fallo di Doncic. Due tiri liberi per Ciskauskas, che purtroppo questo qua onestamente non sappiamo come l'Olimpia possa fermarlo. Doncic, fallo di Doncic, ci sono dubbi, due tiri liberi per Ciskauskas. L'Olimpia non ha un giocatore che possa marcare Ciskauskas, onestamente non riusciamo a capire chi potrebbe farlo, chi potrebbe almeno limitarne i guai che sicuramente provocherà. Dragic, tanto sempre senza Smodic il CSKA. Zupan può permetterselo, no, Smodic c'è, cioè adesso strano dai e vai di strano dai e vai di Zupan con Begic, palla deviata lì da Smodic. Fallo di Langdon intanto, quarto fallo di squadra anche per il CSKA, arriva proprio all'inizio della seconda metà del secondo quarto. Esce Zupan, rientra Marco Begic, mentre Begic sta tenendo bene il campo. Quello Begic, 2-20 Begic, smuove bene. Fallo adesso su Doncic, probabilmente, da parte di Ciskauskas, schiacciato da Cerebuk. Due tiri per Doncic, attenzione, vediamo se si ripresenta il siparietto del giovedì scorso, con Doncic che ha tirato 5 tiri liberi perché gli arbitri insistevano per l'invasione della difesa. Doncic ha detto in intervista all'ultimo tiro libero: avrei tanto voluto andare in entrata e segnare in terzo tempo, però avevo paura di prendere un tecnico, per cui non l'ho fatto. È stato molto spiritoso anche, sbaglia il tiro libero Doncic, che tiratore di liberi non l'è mai stato, e infatti adesso si ripete il siparietto. Doncic dice: pietà, pietà, non lo voglio, non fatesi tirare. Si sta ripetendo il siparietto, il pubblico applaude perché tutti quanti ricordano giovedì scorso. Entra, ovazione, ovazione, segna Doncic, tiro libero, ovazione del pubblico. 33 Olimpia, 31 CSKA. Holden, Ciskauskas, Smodic, troppo solo, infatti non può sbagliare Smodic, lasciato ricevere la palla nella posizione nella quale è assolutamente mortifero. 4 punti per Smodic. Dragic, Milic, Begic molto fuori, tiene palla ancora Milic. Milic contro Smodic, carico sotto per Begic, molto bravo Begic, che riesce a resistere anche dal punto di vista fisico all'attacco degli avversari, segna il suo sesto punto. Bravo anche nel tenere la palla su un passaggio di Milic che era tutt'altro che pulitissimo. 35-33, rientreranno Papaloukas e Gori. Alla sotto a Smodic, gancetto sbagliato, buon rimbalzo di Begic, scusate, di Doncic. Dragic, pubblico entusiasta sta scandendo il nome dell'Olimpia. Dragic accelera contro Andersen e lo beffa, grande entrata di Dragic, 6 punti per lui,
Olimpia più 4. Holden. Langdon. C'è un fallo di Milic probabilmente su Smodish. Sì. Milic. Secondo fallo. Eccolo, trattenuta di Milic e danni di Smodish. C'è tutta quanta. Due tiri liberi per Smodish. Sbaglia, per quanto sia pilastro della nazionale slovena di basket, il pubblico accoglie questo errore con un'ovazione. Segna il secondo Smodis, 5 punti per lui, 3 su 4 ai liberi. Olimpia più 3. Dragic. Milic. Milic contro Gori, quasi perde palla. Taylor. Taylor prova anche l'uno contro uno con Gori, riapre per Dragic, costretto a tirare, palla dentro per Doncic, mischia. Vediamo cosa succede, c'è un qualcosa che non va perché è stato riciclato il cronometro dei 24 secondi con l'Olimpia che non è riuscita ad andare a tirare, avrebbe dovuto farlo Doncic, è stata riciclata, dovrebbero essere 24 secondi scaduti. Messina è andato a protestare, perfettamente ha ragione di farlo. Infatti avete visto Dragic era assolutamente già in panico al momento del passaggio per Doncic, stavano scadendo i 24 secondi, in effetti sono anche scaduti, palla non ha toccato niente. Holden. Smodis su di lui, no, su di lui nessuno perché è zona, Papalukas dall'altra parte, Holden dentro ancora Smodis. Ora fuori il Holden, disturbato da Dragic, ma segna da 3 Holden. E questo è un canestro che fa malissimo perché Dragic era lì a disturbarlo. Holden è riuscito a mettere lo stesso dentro questo tiro. 37 pari. Dragic. Non prova nessuno a cui dare la palla, la dà bene a Begic e c'è il fallo di Smodis. Quel pubblico vorrebbe l'antisportivo, il fallo di Smodis che si è trovato a marcare Begic che ha fatto un'eccellente partenza in palleggio. Begic sta prendendo sempre più confidenza, sta giocando benissimo, vedete il lob, si gira e riceve due tiri liberi. Il primo fallo di Smodis, un po' appoggiato Begic, Smodis avrebbe dovuto clamorosamente togliergli la sedia, come si dice in questi casi. Begic sono i primi tiri liberi che tira in questa Eurolega, primo lo sbaglia. Mirza Begic è del 85, dunque molto giovane per essere uno così lungo. Secondo lo mette, ha una mano anche molto morbida. 7 punti di Begic, grande sorpresa di questa partita, soprattutto perché può giocare molto bene contro i lunghissimi del Cesca. Smodis, Papalukas fuori per Holden, finta, palla dentro, quasi recuperata, Papalukas lo sbaglia, rimbalzo di Begic, poi ancora Dragic. Ultimi 2 minuti di questo eccellente primo tempo, ancora Dragic, Doncic, Milic, poi Dragic, chiama il blocco di Begic, prova ad andare via Holden, deve tirare Milic da 3, palla non prende niente. Olimpia non è riuscita a fare niente di buono, tanto Smodis perde palla. Smodis sul taglio proprio perde palla e c'è un time out, palla persa stranamente, proprio è sfuggita di mano, sì, non l'ha toccata nessuno. Infatti Smodis si arrabbia con se stesso, qui è il classico linguaggio del corpo, quale Smodis si rende benissimo conto di aver fatto una clamorosa stupidaggine, palla lì è proprio scivolata via. Da un canestro sicuro per il CSKA, palla per l'Olimpia. Time out chiesto dal CSKA con primo tempo che fino a questo momento è stato straordinariamente equilibrato. Tanto per dire, vedete qui statistiche, da 2-11-17 per l'Olimpia.
messa a due, c'è un 3 su 4 di Dragic, praticamente tutto l'entrata, e soprattutto un 3 su 3 di Begic, e continua il 3 su, 4 su 4 di Hukis da 3, con tutti gli altri però che non hanno segnato da 3 nessuno. Però il 4 su 4 di Hukis, diciamo che ci basta, perché è l'uomo che deve segnare da 3 nell'Olimpia, e se segna lui ha già fatto il suo dovere. Qui vedete il recupero di Begic, grande protagonista di questa partita, e qui il canestro di, cioè di chi? Di J.R. Holden, dentro a Smodis. Vedete Dragic che riesce a recuperare in tempo, ma il tiro di Holden è a bersaglio. 1.35 alla fine del primo tempo, Olimpia 38, CSKA 37. In campo c'è Rizvic per la prima volta quest'oggi, Hasan Rizvic, che è venuto all'Olimpia la settimana scorsa. Intanto Taylor va via, Papaloukas fuori a Dragic. Dragic però sa cosa fare, 8 secondi, fuori per il tiro da 3 di Doncic, palla che carambola su, secondo noi, su Smodis, viene data al CSKA. Chissà, vediamo il replay. No, no, non si è vista la seconda carambola. Non si è vista la seconda carambola. Continuiamo a avere i nostri dubbi. Papaloukas. Holden dentro per Smodis, che non sbaglia. E arriva anche il fallo di Rizvic, probabilmente. Sì. Quando Smodis riceve palla in quella posizione, è assolutamente possibile marcarlo. Qui c'è un errore da parte di Rizvic, che sicuramente non era nella posizione giusta. Smodis, tiro libero supplementare, possibilità di portare a più 2, vantaggio del CSKA. Speriamo solo che l'Olimpia non crolli questo finale di quarto, manca un solo minuto. Sono i minuti, come diceva anche Dan Peter, sono più importanti di una partita, gli ultimi di un tempo e i primi del secondo, che danno un po' tutto il tono all'incontro. Intanto Smodis 8 punti, malgrado tutto, il miglior marcatore del CSKA. Taylor, Hukic. Hukic contro Papaloukas, ormai gli ha preso veramente il tempo, ma stavolta Hukic con molta intelligenza riesce a costringere Papaloukas a difenderlo sull'entrata. Per l'arbitro c'è il fallo di Papaloukas, vediamo. Hukic per poco neanche riesce a segnare, vediamo l'intervento di Papaloukas. 2 tiri liberi per Yasin Hukic da questa inquadratura, si sto poco da questa, si vedrà altrettanto poco. Forse il fallo neanche c'era. Hukic intanto arriva a 13 punti. Di media partita per Hukic fino a questo momento. Dunque ha già nettamente aumentato in un solo tempo la sua media partita normale in partita Eurolega. 40 pari, 40 secondi alla fine del quarto. Šiškauskas contro Hukic. Smodis fuori verso Papaloukas. Ancora Smodis, ancora Papaloukas. Scato bene da Taylor, tiro a 3 di Smodis. Sbagliato. Gran rimbalzo però di Gori contro Dragic, neanche Dragic può tanto. Ultimo attacco del CSKA, si è spento il cronometro, 24 secondi, dunque possono tenere palla fino in fondo. 13 secondi alla fine, 10, comincia Holden questo attacco contro Dragic, accelera Holden, riapre per Smodis, da molto fuori e segna da 3 Smodis, proprio allo scadere, tiro da 3 di Mattias Smodis, che affossa l'Olimpia, e non è la prima volta, perché ricorderete Smodis ha giocato tutta la vita nel Krka, e giocando nel Krka è riuscito a far vincere al Krka anche uno dei suoi due titoli, anzi il suo unico titolo sloveno, e in quell'occasione giocò appunto contro l'Olimpia, gioca sempre molto volentieri. Finisce con 11 punti Smodis, con questo canestro il CSKA va a riposo avanti di 3. Peccato, l'Olimpia è stata praticamente sempre avanti, e peraltro ha fatto una signora partita contro il CSKA, onestamente molto di più, anzi di più proprio non poteva assolutamente fare. Primo tempo e termine, 14 punti di Hukic, dall'altra parte 11 di Smodis. Linea della regia. E
Eccoci, gentili spettatori, siete nuovamente collegati con Lubiana, perché noi per una volta tanto ci siamo a Lubiana, alla Cala Tivoli, per il secondo tempo di CSKA Olimpia, Unione Olimpia CSKA. Avete visto il risultato? 43-40 per il CSKA, è una partita molto molto bella, equilibratissima, con l'Olimpia è stato praticamente quasi sempre avanti. Il distacco finale è maturato una tripla di Mattias Modis all'ultimissimo secondo del primo tempo. Abbiamo qui le statistiche ufficiali della partita: per l'Olimpia 11-17 da 2, per il CSKA 10-18, ambe due squadre dunque molto precise. CSKA 4-9 da 3, Olimpia 4-11, nel senso che ha segnato 4 tiri da 3. Mattias Modis, che tanto vedete qui inquadrato Rado Lorbeck, il presidente della Lega Adriatica, che è anche il papà dei due nazionali sloveni di basket, Razen e Domen. Sta per iniziare il secondo tempo dunque, abbiamo anche i minutaggi. Olimpia è riuscita a ruotare bene i suoi uomini, hanno giocato 15 minuti Dragic, 15 Kukic e 14 Milic, che hanno potuto riposare un pochettino. Guarda caso, nel CSKA maggior minutaggio in assoluto per Smodis e Šiškauskas, quasi 15 minuti per i due. È abbastanza facile capire chi Ettore Messina reputi siano i forti. Secondo tempo che sta per iniziare adesso, con l'Olimpia in campo con Taylor Dragic, Milic, Kukic e Begic, cioè il quintetto che aveva cominciato la partita. Dall'altra parte ci sono Holden, Šiškauskas, Smodis, Gori e quinto uomo che è nascosto adesso da Kukic. Langdon a uomo CSKA, se si scasca su Kukic, Smodis su Begic. Begic si impappina un tantino, Smodis stavolta lì ha tolto proprio la sedia. Begic è abituato a appoggiarsi l'avversario, e stavolta Smodis proprio lì ha levato proprio qualsiasi punto di appoggio. Begic deve imparare anche andare senza appoggiarsi. Holden, Smodis batte Begic, che è costretto immediatamente al fallo. Terzo fallo di Begic. Chiaro che se Smodis porta a passeggio Begic, il fallo è matematico. Messa di Smodis per Gori. Holden, tiro da tre di Langdon, corto. Buon rimbalzo di Kukic. Dragic, tanto qui la gente sta riprendendo posto, non vediamo un tubo perché passano tutti davanti a noi. Taylor abbiamo intravisto. Dragic potrebbe provare il tiro da tre, prende la stoppata Dragic, che comunque recupera il pallone. Taylor deve tirare lo scadere di 24 secondi, neanche questa va. Taylor oggi niente, zero. Ha giocato molto bene con l'Olympiacos. Intanto Holden battuto, Dragic, Langdon fuori e Šiškauskas da tre. Šiškauskas sbaglia, falso di Taylor. Errore di Šiškauskas, viene bene per l'Olimpia. Risultato ancora di 0-0 in questo quarto. Se ne poteva andare il CSKA, per ora non l'ha fatto. L'idea è che prima o dopo lo farà. Begic, Smodis, gancetto sbagliato, balzo di Gori. Entrerà Zupan intanto, probabilmente a combinare un matchup più logico con Smodis, sia in difesa che in attacco. Fallo intanto di Kukic, secondo fallo. Infatti entra Zupan al posto di Begic, come era logico, e si accoppia con Smodis, come era altrettanto logico. Messa di Gori per Smodis. Holden, esce Langdon, Gori stacca Milic, paglia, gran rimbalzo di Zupan che salta altissimo. Dragic dovrà costruirsi un po' più di tiro, tanto prova Milic un tiro da fuori, lo sbaglia, stavolta tirato da buon vecchio Milic, cioè senza spolzare, tiro da Milic,
E siamo sempre 0-0 dopo 2 minuti e 15 secondi. Olimpia tiene in difesa, col Cesca che sbaglia qualcosa di troppo, in attacco però non ci sono soluzioni. Provato Begic un paio di volte, giustamente era da provare. Langdon da 3, sbaglia. Gori prova a recuperare, non ci riesce, palla recuperata da Milic, era scivolato intanto Dragic. Milic si fa stoppare da Gori. Milic stavolta sbagliato completamente, si è trovato praticamente in situazione dove tra bambini siamo senza ombrello. Holden forza il tiro, Milic, poi palla toccata ancora da Holden. 3 minuti senza canestro. Ora vedremo sicuramente il primo, quello del CSKA, eccolo Gori, e là fuori a Langdon, ancora Holden. 3 secondi di Gori fischiati da cerchio. Olimpia tiene molto bene in difesa, peccato che in attacco non riesca a fare nulla. Nel secondo tempo è stato 0 su 4 e 0 su 5 al tiro da ambo le parti, in senso il risultato 0-0, i canestri non sono stati segnati. Zupan molto fuori, Dragic, dovesse segnare Dragic un tiro da 3, sarebbe molto importante. Milic serve fuori, tiro da 3 di Hukic, e Hukic finalmente l'uomo giusto riporta l'Olimpia in parità. 17 punti di Hukic, primo canestro del terzo quarto. Olimpia ha giocato molto bene trovando con molta pazienza Hukic per il tiro. Šiškauskas arriva l'aiuto di Milic, alla fuori per Langdon contro Taylor, prova a liberarsi. Holden, saltato Dragic, arresta il tiro di Holden, sbaglia. Gran rimbalzo di Taylor, che in fatto di rimbalzi è molto bravo, si rende utile anche non segnando come oggi, e questo è indice di utilità sicura, il giocatore da tenere sempre. Taylor in entrata, sbaglia, si era liberato benissimo, peccato, è riuscito a sbagliare anche questa. Aveva la mano completamente libera. Holden alla sotto, Smodis, arriva il pallo di Zupan. Secondo fallo, cambio Cesca, esce Šiškauskas, entra Zissis. Peggio di 43 pari, peggio di 3-0 dopo 4 minuti e 20 secondi di gioco. Fa specie lo 0 del CSKA in 4 minuti e 20 secondi di gioco. 1 adesso perché ha segnato Smodis, 12° punto di Mattia Smodis. ...17 punti di media partita per Smodis fino a questo momento, miglior marcatore del CSKA. Sbaglia però il secondo tiro Smodis. Olimpia sotto di 1. Dragic, prova l'uno contro uno Dragic in allontanamento, tiro sbagliatissimo, ma era un brutto tiro nel senso che si era liberato bene. Papalukas in angolo, Gori corto, ancora rimbalzo di Taylor e Gori continua a sbagliare. Sono momenti molto importanti della partita, il CSKA ha sprecato molte occasioni per andarsene, ha avuto tiri molto più semplici che non l'Olimpia, che ha costruito praticamente una sola azione buona, quella col tiro di Hukic. Taylor contro Zissis, prova il tiro da 3, Taylor non gli va. Rimbalzo di Holden, fallo di Taylor. Taylor e il suo secondo fallo, quarto fallo di squadra per l'Olimpia. CSKA 0 falli ancora in questo quarto. Time out chiesto l'Olimpia. Però è incredibile, un parziale di 3-1 in 5 minuti e 20 secondi di gioco. Parziale che assolutamente nessuno si attendeva. Non si riesce a fare canestro nell'una e nell'altra parte. Olimpia difende bene, però sono stati un paio di tiri di Gori che doveva segnare, un paio di tiri di Šiškauskas che dovevano andare dentro. Per il resto Holden è stato tenuto bene, Smodis è stato tenuto bene, e l'Olimpia invece in attacco ha molto penato
nel senso che non è riuscita praticamente a dare mai un tiro buono, la cosa che ci si poteva attendere onestamente. Non riusciamo a sentire quel che dice Mimi Becirovic ai suoi giocatori. Partita che è stata molto prolifica nel primo tempo, un punteggio molto alto, 43-40, ed è proprio adesso molto tignosa in questo secondo tempo. Importante ovviamente che l'Olimpia regga e poi possa magari giocarsi le sue chance nel finale, sperando magari, visto che non ha molto da perdere da questa partita, di avere più, come dire, più tranquillità nelle fasi decisive. Però chiaro, se prende adesso un parziale in schiena sarà dura. Tanto un passaggio che intendeva servire esiste da parte di Papalukas, letto bene da Taylor, ancora palla per il CSKA comunque. Papalukas fuori a Smodis, marcato da Booker, che è rientrato intanto Zissis, Papalukas. C'è anche Anderson, cambiato quasi tutto il quintetto. Papalukas, Anderson, ora Papalukas riapre, Anderson da tre Anderson, e questo è un canestro che fa male. 47-43 per il CSKA. Booker, c'è Mocic in campo al posto di Dragic. Taylor, brutto passaggio di Taylor, però c'era Bukvisky a fallo. Papalukas, ed è il primo fallo del CSKA in questo quarto. Mocnik dovrebbe segnare quel canestro tipo quelli che ha segnato contro l'Olympiakos. Zupan contro Smodis, ancora Mocnik, bel tentativo di servizio per Zupan, che però non se le attendeva, una specie di siluro, e Memi Becirovic sta dicendo a Mocnik di non fare queste cose troppo elaborate. Passaggio che Zupan certamente non si attendeva, palla buttata via, l'idea era perfetta perché l'uomo era solo. Papalukas, Anderson, 3 punti dell'Olimpia in 7 minuti. Smodis contro Zupan, chiuso molto bene Smodis, e palla per l'Olimpia, si è tuffato Smodis. Gran recupero di Mocnik, che adesso si lamenta. C'è anche Zupan, scontrarsi contro Smodis non è che sia salubre per nessuno. Vediamo Smodis, chiuso molto bene da Hukic, poi palla che termina in campo, la recupera Smodis, cioè recupera Mocnik, e Smodis te la devia sul fondo. Tutti sani comunque, stavano meglio prima ma possono giocare. Zupan prova lui da tre, non va. Balzo di Holden, Papalukas, Zissis riesce a far canestro contro l'Olimpia. Papalukas ancora, Zissis contro Taylor, tiro forzato, corto. L'arbitro fischia un fallo inesistente, era qui davanti a noi, fallo a Taylor assolutamente inesistente, cioè assolut, ma totalmente inesistente. Cioè vedete, Zissis intanto spinge lui, Taylor è lì, e no, ma proprio incredibile, era qui davanti a noi a 5 metri, cioè proprio non l'ha toccato. Giuriamo su quanto abbiamo di più prezioso. Zissis, due tiri liberi regalati, e come giustizia vuole sbaglia il primo. Proprio un fallo inesistente totalmente. Secondo lo mette, giustizia non è fatta a nessuno. Prova Hukic, neanche lui, recupera Zupan, fuori a Hukic, Mocnik prova a Holden, chiama lo schema, e Zupan che prova il tiro da tre e lo mette, tripla di Micha Zupan. Anche lui il riscaldamento segnava molto. 48-46. Šiškauskas, ora Zissis,
meditazione fuori a Šiškauskas, intanto è rientrato Zisi, dentro Anderson contro Booker, si gira in allontanamento e segna, che Anderson sa fare, per cui qui l'Olimpia poteva fare ben poco. 46 Cesca, Mocnik, Booker, ora Zupan contro Šiškauskas, Booker, Fukic, Mocnik contro Holden, battuto in angolo, Booker, un bel tiro segnato, Booker, 4 punti per lui. Mocnik ha cominciato a far giocare la squadra, adesso siamo sempre più 2 per il Cesca. 1.40 Papalukas, Šiškauskas, zona di Papalukas, sfidato a tir pari, riapre Rand, poi Zisis, Zisis in penetrazione, le sa fare queste cose. 5 punti di Zisis. Mocnik, Booker, Zupan contro Šiškauskas, arriva il pallo di Šiškauskas che ha difficoltà a marcare, molto più atletico, qualche centimetro più alto, molto più atletico. Tanto rientra Dragic al posto di Mocnik, applaudito, fate il suo, palla buttata via qua sulla rimessa, fortuna arriva in mano a Dragic per Taylor. Allora Zahar, Zahar ha fatto un po' di buchi, sentiva la posizione, non ci si rivela l'arbitro, che secondo noi un arbitro so, tecnico a Papalukas, quarto fallo. Zahar secondo noi è un arbitro molto scarso, questa volta che ha fischiato dell'Olimpia, possiamo dirlo senza tema di essere tacciati di essere particolarmente partigiani. Papalukas è uno che comunque è incline a fare un po' di scene, secondo noi qui non c'era da fischiare esattamente niente, perché Papalukas ha tentato in tutti i modi di tenere fuori Kukic, Kukic l'ha tagliato fuori molto bene in modo del tutto regolare, dopo Papalukas ha provato una sceneggiata di tipo panico tuffandosi indietro tranquillamente da fare il pallo. Kukic segna il tiro libero e sbaglia il secondo. Olimpia comunque palla ancora in mano per il fallo tecnico di Papalukas, due tiri liberi sono stati appunto per il fallo tecnico, e questo era il quarto fallo dei Kukic. Dragic, tutto Zisis, gira bene, prova a scaricare dentro, ma Smodis fa buona guardia, prova il tiro da tre, lo segna Zuppa, pareggio Olimpia, 40 secondi della fine, 52 pari. Zisis, Šiškauskas, sempre zona dell'Olimpia, Langdon, Smodis chiuso bene, gli dà palla Šiškauskas in angolo, Langdon da tre e segna Langdon, l'assassino dell'Alaska come lo chiamano con grande sforzo di fantasia, riporta avanti il CSKA di 3, 55-52. Tiro è entrato un po' di fortuna di rimbalzo, ultimo attacco per l'Olimpia, ci sono mezzo secondo di discrepanza, prova Dragic, serve bene Taylor, tira nell'allontanamento di Taylor, segna i suoi primi due punti, Taylor a due secondi, uno si tira in campo, palla niente, dunque termina il terzo quarto, il parziale di questo terzo vede un quaci a per l'Olimpia, che dunque addirittura da meno 3 arriva a meno 1 alla fine di questo terzo quarto, partita dunque che l'Olimpia ha tenuto fino a questo momento per 30 minuti, questo lo si può già dire, e dunque ha già fatto, già adesso ha fatto tutto quanto quello che da lei ci si poteva attendere contro uno squadrone come il Cesca. Certamente l'Olimpia è una squadra che con Begic e Rizvic sotto canestro, anche con, soprattutto con Begic, ha il peso per riuscire a marcare i super lunghi delle altre squadre, dopodiché ha tutta questa serie di lunghi e mezzi lunghi capaci di marcare anche giocatori più veloci, da Zupan a Fukic allo stesso Milic, per cui in difesa è una squadra che appaia a volte del tutto inerme come poteva essere la squadra dello scorso anno, soprattutto di due anni fa, e è una squadra sicuramente ancora perfettibile. Bisogna dire che, mi ha detto più volte, lui di questa squadra desidera che non ci siano parti di tensione, che non ci siano momenti di andamento,
cosa che fino a questo momento non è successo, di Taylor in allontanato buono, teme due punti suoi. Sta per iniziare l'ultimo quarto, intanto ci sono delle intrusioni pubblicitarie a centrocampo con Cerebu che sta guardando del tutto stranito quello che succede. C'è un tabellone pubblicitario davanti a lui, chiedono cosa fare. Adesso finalmente le leggiate opportune qui su Panotori, due molto importanti in questo quarto, vengono a galla all'Olimpia. Iniziare l'ultimo quarto, palla per il Cesca, si scontro Draghi, si scausca, vista in posizione giusta, arriva il fallo di Hukic. Hukic è il suo terzo pallo. No, me l'ha colpito proprio la palla Hukic. Colpito proprio la palla secca. Un po' di mano anche forse. Altro servizio sotto canestro e qui si addormenta Dragic, canestro di Zissis che su queste cose è veramente bravissimo. Canestro di Zissis, si addormenta Dragic, lo lascia tagliare ma anche veloce. Zissis è uno forte. Taglia Zupan, non riesce a ricevere la palla e Taylor è costretto a perderla perché la tiene per più di 5 secondi probabilmente, forse passi è successo nell'angolo esattamente opposto dove siamo noi, per cui abbiamo sentito il fischio arbitrale, nessuno del pubblico ha detto niente, qualcosa sarà sicuro di irregolare. Zissi, vediamo Zissi che riapre per Anderson, finta contro Booker. Stoppata, sappiamo quanto regolare, in mischia Dragic, Zupan, servito dietro, palla che lo beffa, poi si tuffano un paio di giocatori, c'è lo spinta e danni di Fuchs da parte di Šiškauskas, fallo di Šiškauskas. Comunque lotta l'Olimpia, sfortunato Zupan, il suo tiro è uscito veramente di un nulla, ben servito, vedete cosa succede qui, mischia, boh, fallo di confusione direbbero i calciofili. Entra Milic al posto di Booker, calciofili direbbero veramente, fallo di confusione fischiato dagli arbitri. Zupan, tiro un po' sfortunato, ha liberato un tiro così importante contro l'Olimpia messo. Ora Zupan, contro Anderson, gira per il tiro a sospensione, lo sbaglia, si era liberato bene Zissis, intanto sotto canestro Smodis, arriva ancora una stoppata ma il pari recuperata a Lennon, ancora Smodis e arriva il fallo adesso di qualcuno, di Draghi probabilmente. No, Zupan, terzo fallo, molto ben marcato Smodis, vediamo qui la stoppata che arriva da dietro a Taylor, poi riesce a toccare Zissis, tenere palla viva per la sua squadra. Langdon, ancora fallo stavolta, niente a dire, ancora Zupan, quarto. Zupan è uno che commette spesso e volentieri falli. Rientrerà Rizvic, dice l'arbitro Baja, sostituisce un uomo che ha, per cui c'è più tolleranza da parte del tavolo dei cambi ovviamente. Anders Zissis, arresto e tiro corto e poi Andersen a rimbalzo con Hukic che aveva contrastato bene il tentativo di Smodis. Partita molto dura, giocata molto bene anche dall'Olimpia dal punto di vista proprio fisico, squadra che regge dal punto di vista fisico, e questa è la cosa che ci piace di più contro uno squadrone come il Cesca. Dragic battuto Zissis che riesce in qualche modo a toccargli la palla da dietro, da buon giocatore furbo. Palla ancora per l'Olimpia, 14 secondi ancora per questo attacco. Dragic fuori per Rizvic, Dragic contro Smodis, c'è un mismatch, c'è un errore clamoroso di Dragic che passa la palla a Rizvic in lob contro un avversario che lo marcava, che era di lui più basso di almeno un mezzo metro. Insomma,
una stupidaggine tecnica perpetrata da Dragic, perché Rizvic era marcato da uno molto più basso, che doveva dargli la palla normale perché lui tiri. Langdon contro Doncic, che intanto è rientrato, è entrato anche Gori. Siskauskas, Zisis contro Modis da tre, segna Modis, canestro che uccide, più 6 per CSKA, 60-54, più 6 CSKA, il canestro di Smodis, che praticamente questo dovrebbe secondo me essere il canestro chiave della partita. Pukis da 3, prova a resistere, Milic, questo è rimbalzo, e l'arbitro inventa un fallo a Doncic, sempre Bakar, siamo. No, Milic, perché Milic? Cosa ha fatto Milic? Misterioso fallo fischiato a Milic, preso il rimbalzo normale, vediamo il tiro molto forzato di Fukic sul disturbo di Siskauskas, palla che quasi entrava. Spintarella, chissà cosa ha visto Bakar, bel passaggio sotto a Gori che schiaccia. Partita è durata 32 minuti e mezzo. Canestro da 3 di Smodis l'ha fatta finire, e l'Olimpia è durata veramente molto molto in questo incontro. Comunque gran bella partita dell'Olimpia, adesso chiama time out sotto di 8, partita che se ne sta andando, vedete il taglio di Gori dimenticato un po' da tutti quanti, e arriva la schiacciata di Gori. Vengono rimandate fuori le ragazze qui del cheerleader, non viene date, non abbiamo capito cosa vogliono gli arbitri, che stanno facendo molto innervosire il pubblico. Cerebo che sta discutendo con Becirovic, sarà stato qualche roba tecnica che sanno loro, ma se uno chiama time out. Dragic prova un tiro da tre anche lui, non gli va, lotta Rizvic, recupera bene Doncic, non si può dire che non lotti l'Olimpia. Ancora Dragic, Dragic però da tre non riesce a far canestro, viene sfidato, deve tirare, stavolta segna Dragic con molto molto coraggio e soprattutto molta personalità. Dai dai, stavolta la propria sfida, tira, di tanto non segni, e lui ha segnato. Zisis, Siskauskas, penetrazione, si schianta, riapre per Langdon, molto ben marcato da Doncic, ora Langdon chiuso da Fukic, riapre, devia la palla Doncic, Gori, 3 secondi, deve tirare allo scadere, tiro corto ma rimbalzo di Langdon con Doncic che non è riuscito a resistere, peccato perché l'Olimpia era difeso in modo straordinario. Zisis, ora Zisis, cambia gioco, ancora Langdon, tiro a bersaglio con Doncic che è arrivato un tantino in ritardo, 7 punti di Langdon, peccato veramente, l'Olimpia aveva difeso per 24 secondi in modo superbo. Dragic, pubblico comunque molto entusiasta, soprattutto per la grande prova dell'Olimpia dal punto di vista del carattere e dell'impegno. Rizvic fuori per Dragic, volta non lo lasciano, però va in penetrazione Dragic, avete visto, schiaccione a gioco fermo, è stato il fallo del numero 8 Smodis, secondo Smodis chiede cosa ho fatto, non sappiamo neanche noi. Ha fischiato fallo di Smodis su Rizvic mentre Dragic se ne andava, ed ora lo schiaccione di Dragic che stavolta è valido, 11 punti per Dragic, 64-59. Zisis, Smodis, ora palla sotto per Gori, prova a far fuori Doncic, quale Doncic combatte, palla data al CSKA, si dispera Dragic. Doncic è andato un po', diciamo, aggressivo. 9 secondi ancora per questo attacco del CSKA, esce Zisis, rientra Papaloukas. Comunque l'Olimpia straordinaria dal punto di vista dell'impegno fisico. Ancora Smodis, Papaloukas contro Doncic, sotto mano, arriva una quadrupla stoppata, viene fischiato anche il fallo, cominciano ad arrivare oggetti in campo, il pubblico non gradisce, e Papaloukas qui è apparso un po' una specie protetta, vediamo, perché fallo proprio non l'abbiamo visto. Papaloukas arriva,
tira, subisce una doppia stoppata, una da Doncic e una da Rizzi. Pubblico assolutamente non gradisce questo fischio arbitrale, neanche noi, se per quello, e Papaloupe giustamente sbaglia il primo tiro lì. Anche dal vivo c'è sempre qui a 5 metri a noi, per cui queste cose possiamo dirle con più cognizione di causa, succedono dall'altra parte del campo. Scusate, la nostra postazione è praticamente in linea con la linea di tiro libero del canestro dove adesso sta attaccando il CSKA, per cui quello che succede a quelle parti lo vediamo proprio de visu, come se fossimo in posizione di arbitro, per cui possiamo avere opinioni molto più sicure. Scusate, vediamo cosa succede, c'è qualcosa che non funziona, il cronometro è 24 secondi che non si è acceso. Olimpia meno 6 intanto, ultimi 5 minuti di questa partita, che è ancora viva dunque, perché l'Olimpia difende in modo spasmodico. 65 CSKA, 59 Olimpia. Dragic, Rizvic, poi Doncic, palla dentro per Hukic, taglio di Dragic che tenta di servire ancora Milic, azione che viene capita molto bene da Colden per via la palla sul fondo. Comunque molto ben giocato dall'Olimpia, fino a questo momento sono 18 punti di Hukic, 11 di Dragic, e d'altra parte 15 di Smodic, unico giocatore del CSKA in doppia cifra, tanto per cambiare. Cambio Olimpia, vediamo chi esce, esce Doncic, rientra Taylor. Doncic ha fatto il suo soprattutto in difesa, molto bravo. Becirovic lo conosce molto bene, lo ha allenato l'anno scorso al Helios, ha portato il titolo sloveno, l'ha voluto con sé. Dragic, Milic, gancetto, non va, rimbalzo di Papaloukas. Milic, secondo tempo completamente svanito, non ha trovato la sua posizione, lo hanno anche molto ben chiuso i giocatori del CSKA. Papaloukas, Holden, ora Langdon, penetrazione, riapre Anderson, chiuso da Milic, costretto a un tiro molto forzato, sbagliato, rimbalzo recuperato dall'Olimpia. Dragic, contropiede, batte tutti in grande velocità, arriva poi la stoppata però del ventesimo uomo del CSKA che arriva in difesa, vediamo, battuto Langdon, cioè, battuto Colden, arriva dietro Langdon. Dragic tutto sommato anche un po' di fortuna, rimessa di Dragic per Rizvic, ancora Dragic, scivola, riesce a dare palla a Taylor, bravo Dragic, Taylor sotto canestro per lo schiaccione di Marco Milic, e c'è anche il fallo. Grande Olimpia stavolta, proprio canestro di pura volontà. Dragic è stato bravissimo pur scivolando a dare palla a Taylor, e Taylor poi assist per Marco Milic, schiaccione, subisce anche il fallo Milic. Purtroppo c'è questa musica assordante che viene fatta risuonare, e a noi personalmente risuonano delle cose che non si possono dire in TV. Tiro libero supplementare per Milic, no, ha perso un po' il suo spolso Milic, adesso è il primo tiro libero che sbaglia in Euroleague. Meno 4 Olimpia, 3.45, Olimpia in partita praticamente fino alla fine, che era quanto si voleva, anzi quanto si sperava, quanto neanche si osava sperare. Holden, Anderson contro Milic, fallo di Milic stavolta, c'è tutto quanto, Milic è il suo quarto fallo, non ci sono discussioni stavolta. Due tiri liberi per David Anderson. Non granché ai tiri liberi il CSKA quest'oggi, non abbiamo contato, che vuol dire che Anderson farà 2 su 2. Anderson 2 su 2 finora, perché ha già tirato un tiro libero prima, primo tempo, è 2 su 2, 5 punti per lui, ritorna più 7, più 6 il CSKA. Dragic, Milic,
Hukic, ora Dragic, Milic si libera molto bene, solta Milic, e Milic trova finalmente la sua posizione, doppia cifra anche lui, 10 punti per Marco Milic. 6-7-6-3 Cesca. Holden contro Dragic, pronto a rientrare Micha Zupan. Holden contro Rizic, un mismatch questo, l'Olimpia non recupera, lascia che le cose stiano come stanno. Rimbalzo di Dragic, palla per Hukic sul tiro sbagliato di Anderson, ancora Dragic è solo, però perché rientra il Cesca molto bene. Hukic, pubblico incita l'Olimpia. Milic, fallo su Milic, fallo di Shishkalsa, quarto fallo ed è anche il quarto fallo di squadra del CSKA. Olimpia, due tiri liberi importantissimi, fondamentali. Speriamo che Marco Milic si ricordi come si tira. No, non era fallo, non era sul tiro, fallo prima, dunque rimessa laterale. Palla ancora per l'Olimpia, adesso è scattato il bonus, dunque adesso l'Olimpia potrà tirare i tiri liberi. Taylor a Zupan, diretto dall'angolo sbagliato, e poi si disturbano in due dell'Olimpia, Milic e Taylor si chiedono scusa un con l'altro, però sono le cose che all'allenatore piacciono quando sono in due a rimbalzo. Peccato solamente per i due punti. Tiro di Zupan era ottimo, due a rimbalzo a disturbarsi a vicenda, sono le cose che un allenatore può solo sognare, poi se i punti non arrivano, pazienza. Papa Lucas, Anderson, Modis contro Zupan, c'è il fallo di Zupan ed è il quinto fallo di Zupan. È ovvio che Modis abbia molto più carisma rispetto a Zupan in questi casi. Zupan però un po' esagerato, ha dato anche una spintarella, gli arbitri evidentemente non attendevano altro che di fischiare il quinto fallo a Zupan, era una cosa abbastanza ovvia, per cui Zupan avrebbe dovuto, come dire, adesso più che altro provocare Smodis a cercare il contatto. Tanto vedete, tiri da 2, 5 su 16 per l'Olimpia nel secondo tempo. Mentre per quanto riguarda il CSKA, 4 su 13, non è che ci siano delle medie sensazionali di tiro, che vuol dire che le difese sono buone. Un paio di tiri da posizioni buone sono stati sbagliati da ambo le parti, soprattutto Gori, quest'ultimo di Zupan. Il secondo tempo si è segnato molto poco, il parziale, se non abbiamo contato male, in questo momento dovrebbe essere 24-23 per il CSKA. Dunque l'Olimpia ha giocato alla pari anche tutto il secondo tempo, stati giocati già 17 minuti e 45 secondi, 2:15 alla fine, più 4 CSKA. L'Olimpia ha avuto un paio di attacchi per adesso, quest'ultimo attacco addirittura per ritornare definitivamente in partita. Vediamo qui intanto il bellissimo passaggio di Taylor che ha trovato Milic sotto canestro col fallo di Anderson. Arbitraggio non buono quest'oggi, Ancarali non ci sembra un bravo arbitro, Bachar abbiamo sempre detto che è molto scarso, Cerebuch è stato anche forse perché chissà, forse ascolterà la registrazione di un capodiste, no, ma lo pensiamo sul serio, dei tre è stato sicuramente il migliore, lo pensiamo veramente, non è per piaggeria o perché è amico nostro. Due tiri per Smodis, però in totale ci sembra l'arbitraggio sia stato scarso, lo diciamo francamente. Magari c'è, cioè, uno dice sì perché l'Olimpia sta perdendo, vabbè pensatelo, ma siamo perfettamente sinceri. Intanto Smodis, attenzione, ha sbagliato gli ultimi due tiri liberi tentati, questo lo segna, sperare che possa sbagliarne due è difficile. 16 punti di Smodis, 5 di vantaggio CSKA. Questo ovviamente è un attacco importantissimo, c'è Mocnik anche in campo, Mocnik assieme a Dragic, fallo di Langdon su Hukic, dice Bachar, grazie Langdon, secondo fallo. Ripetiamo adesso che ha fischiato a favore dell'Olimpia che Bachar, allenatore molto scarso, e Mocnik esce. Al suo posto rientra, abbiamo capito questo blitz di Mocnik per un paio di secondi in campo, al suo posto è rientrato Doncic. Due tiri per Hukic, inutile dire importantissimi.
segna il primo. Cookies 19, non ha segnato neanche un canestro da 2, tutto da 3 o tiri liberi. Buono anche il secondo, 20 punti di Cookies, Olimpia meno 3, 2 minuti dalla fine. Può ancora tutto giocare, Holden pasticcia, quasi perde palla, peccato. Papa Lucas viato per Langdon da 3, sbaglia, grande salto di Taylor e poi Doncic in mischia recupera la palla. Dragic fuori per Doncic, attenzione Cookies sul blocco da 3, segna Cookies, segna da 3 in caduta, 23 punti Cookies, parità 1.40, l'Olimpia era già sotto di 8, l'avevamo già data per morta, invece ha giocato una grandissima difesa con il tempo. Il Papa Lucas cambia mano, sbaglia Papa Lucas, anche forse un po' un segno del destino, ha cambiato mano al momento di depositare la palla a canestro, incredibilmente ha sbagliato. Parità 1.20, si gioca la partita, tutto il pubblico in piedi contro il CSKA, la squadra in questo momento più forte d'Europa, sembra di sognare. Cookies riprova, poi a rimbalzo Doncic, più sveglio di tutti, e subisce anche il fallo Doncic da Langdon, terzo fallo di Langdon, 2 tiri liberi per Sasha Doncic. Basta che ripeta la prodezza del primo tempo quando ha messo 1-2. Questo tiro da 3 di Cookies è stato fra l'altro uno dei pochi sbagliati, questo ultimo, ma era un tiro veramente, diciamo, dettato più che altro dall'euforia del tiro messo dentro prima. 23 punti di Cookies, a cui evidentemente il fatto di essere diventato papà ha dato le ali in modo incredibile, una partita incredibile di Cookies che se giocasse sempre così non avrebbe fatto tutta la trafila di tutte le squadre che ha passato, nelle quali ha giocato in questi ultimi anni. Ricordiamo che dopo l'Olimpia è andato al Maccabi, al Hapoel di Tel Aviv, dopodiché nel 2004 è andato a Chemofar, nel 2005 è andato al Ural Great, nel 2006 è andato al Procom e quest'anno è ritornato all'Olimpia. Dunque, per dire, dopo l'Olimpia, che viaggio ha fatto Cookies. Certo che se giocasse sempre così lo prenderebbero per ben più di un anno dove sta. Sono 2 tiri liberi che possono riportare incredibilmente in vantaggio l'Olimpia. 2 tiri liberi che saranno tirati da Sasha Doncic, e questa è la bella notizia, sono i tiri liberi. La brutta notizia è che li tira Doncic. Vediamo. Doncic normalmente uno freddo, vincente, sì, esatto. Normalmente uno molto freddo e molto vincente Doncic. Quando bisogna segnare, segna. Magari perduto la partita sbaglia, ma i tiri decisivi li fa. Secondo noi fa 2-2, vediamo se è vero. 2-2 di Doncic, Olimpia più 2. Olimpia più 2 mentre sta per iniziare l'ultimo minuto. Papa Lucas contro Taylor. Šiškauskas in campo contro Cookies. Palla dentro, Smodis contro Milic. Smodis si libera, arriva il fallo. Smodis è molto bravo su queste cose, niente a fare, finta sull'aiuto, il fallo di Doncic. Doncic è stato bravo ad aiutare, però Smodis aveva preso ottimamente il tempo, vedete la finta di Smodis che poi subisce il fallo al momento del tiro. Guarda caso, come contro il Montepaschi, è l'ultimo minuto, il go to guy è sempre e comunque è solo Matias Smodis. 2 tiri per lui, segna come contro Siena, l'uomo a cui dare la palla nei momenti chiave sempre Smodis, anche da parte del CSKA. C'è qui il mascotte davanti a noi che ci impedisce di vedere, però Smodis, abbiamo visto il canestro di Smodis. Parità, 44 secondi alla fine, parità a Lubiana. Sembra di sognare. Cookies, Dragic prova a accelerare, palla dentro per Cookies, anzi Milic, passo di incrocio, va a segnare Milic, vantaggio Olimpia, ultimo attacco CSKA. L'Olimpia avrà ancora 3 secondi poi eventualmente per l'ultimo canestro. Holden accelera contro Dragic, riapre,
Fallo fischiato a Dragic, pensiamo. Anche questo è successo qui davanti a noi. Rivediamo. Sì, Dragic ha esagerato, bastava che non tagliasse la strada, che lo accompagnasse avanti, però Holden evidentemente molto più carisma, diciamo che il fallo c'era, dettato un po' dalla troppa irruenza di Dragic. Due tiri per Holden, segna. Poi ci sono 20 secondi per l'ultimo attacco di questa partita, sempre che il CSKA non decida di fare fallo prima, magari su uno che non segna. Holden, anche il secondo è buono. 20 secondi alla fine, c'è un time out probabilmente, sì. 20 secondi, dunque l'Olimpia è in parità su 72 pari e ha 20 secondi per eventualmente creare la sensazione dell'Eurolega 2007 battendo il CSKA. Una cosa che, come dire, a questo punto fa venire i brividi, nel senso che sarebbe un successo incredibile, però aspettiamo, bisogna giocare questi ultimi 20 secondi. C'è aria di supplementare, questo poco ma sicuro, però l'Olimpia ha giocato in modo molto lucido, soprattutto l'attacco precedente con quel bel canestro di Milic, ha dato la palla all'uomo giusto, per cui veramente chissà. E poi c'è il primo giocatore che, nato in Slovenia, da quando ci ricordiamo della Slovenia indipendente, che è capace di giocare i secondi decisivi, una possibile ultima azione, senza morire con la palla in mano, senza fare qualche stupidaggine di assoluta ignavia, ma capace di creare qualcosa, poi magari sbaglia, ma che non si lascia travolgere la responsabilità. Parliamo ovviamente di Goran Dragic. Vediamo il quintetto finale dell'Olimpia, un quintetto molto piccolo per questo attacco, ovviamente, visto che si spera di fare canestro. Ci sono Taylor con Dragic, Doncic, Milic e Hukic. Non ci sono centri. Alla per Dragic. Pressing di Holden. 16 secondi. Dragic contro Holden. Difesa non vuol far fallo Messina, evidentemente. Hukic, Milic. 6 secondi, 5 secondi, 4 secondi, deve fare qualcosa l'Olimpia. Milic in entrata, e canestro a 86 centesimi, segna Marco Milic. Vediamo, ultimo tiro di selezione di Šiškauskas, quasi dentro, mamma mia, drammatico. L'Olimpia batte il CSKA ed è un risultato a sensazione, 74-72, esplode il pubblico. Ha giocato un ultimo grande attacco Marco Milic, che è andato a depositare palla in canestro e poi da 20 metri Šiškauskas ha preso il ferro sul tiro all'ultimissimo centesimo di secondo. Olimpia batte CSKA 74-72, partita assolutamente straordinaria dell'Olimpia, quando era sotto di 8 punti su 62-54, era sì, eravamo convinti che la partita fosse finita, invece con una difesa spasmodica, veramente una difesa al limite del fanatismo, come dicono da queste parti. Intanto vediamo il canestro di Milic che ha dato la vittoria all'Olimpia, due canestri fondamentali di Marco Milic in questo finale, gli ultimi due canestri all'Olimpia che hanno dato la vittoria. Memi Becirovic ovviamente estasiato per questo straordinario successo, partita che l'Olimpia vince, dunque vince la sua seconda partita in casa contro due squadroni, contro Olympiacos e CSKA, per cui adesso addirittura qualche speranza di passare le top 16 c'è, perché i punti ormai fatti non li toglie nessuno. Statistiche finali per l'Olimpia 18-36-2, 9-21-3 con la straordinaria partita di Asin Kukic, dall'altra parte 14-32-2 per il CSKA, mentre da 3-7-18. Però questi numeri dicono poco sul grande fanatismo messo in campo dall'Olimpia, che soprattutto ci ha creduto sempre e contro uno squadrone straordinario come il CSKA è riuscito alla fine a trovare lo spunto vincente. Se eravamo meravigliati, estasiati giovedì scorso contro l'Olympiacos, oggi lo siamo ancora di più e veramente non abbiamo parole per la prova dell'Olimpia di stasera. Grazie per averci seguiti, ancora un po' in brevi marcatori per l'Olimpia, hanno messo dentro 23 punti Hukic,
14 milis, di cui 4 di una pesantezza incredibile proprio nell'ultimo minuto, 11 Dragic, poi 7 Begic, 6 Zupan, decisivo anche lui con due tiri da tre nel terzo quarto in cui proprio l'Inter riusciva a fare canestro. Le altre parti sono stati 18 punti, Matthias Modis è un po' sparito, Šiškauskas niente nel secondo tempo, solo 7 punti, immaginavamo che non fosse fermabile, invece è stato fermato con le 9, 7 Šiškauskas, 7 Zissis, 7 Langdon, 6 Gori, 6 Papaloukas, però nessuno si è proprio divertito stasera del CSKA contro un Olimpia, assolutamente incredibile. Grazie a voi tutti, buonasera.